Bentrovati a questa iniziativa organizzata dalle sezioni Gramsci-Berlinguer per la ricostruzione del Partito Comunista. Ci ritroviamo in una splendida sede, speriamo che l'arte, insomma, ci aiuti anche ad elevarci lo spirito e l'anima, oltre, insomma, all'intelletto. Oggi abbiamo molti argomenti, insomma, da sviscerare per capire cos'è stato il 68 e come ci può aiutare a capire il presente e come ci può ancora meglio aiutare, insomma, per andare verso il futuro. Il 68 non c'è dubbio che fu un anno straordinario, tant'è che è rimasto nell'immaginario collettivo come sinonimo comunque di grande rottura, di cambiamento. Noi cercheremo, almeno si spera, di darne un quadro abbastanza obiettivo, lontano da geografici o eccessivamente critici, come solitamente viene fatto, perché in genere, almeno quando si parla di storia in televisione, c'è un eccesso di dicotomia, o se ne parla troppo male o se ne parla troppo bene, molte volte non si riesce a capire effettivamente la consistenza della cosa. Naturalmente, per capire un periodo storico così denso è molto importante riportare l'anno al periodo storico di riferimento. Pensiamo che non fu tanto il 68 a fare la storia, ma fu la storia, con i suoi cambiamenti economici, culturali e politici, a fare il 68. Quindi in questo ci tornerà molto bene comunque avere qualche riferimento cronologico, in modo tale da poter caratterizzare meglio l'anno, in modo tale da collocarlo in un periodo molto più ampio. Infatti noi ci riferiamo al 68, ma in Italia il 68 cominciò prima, per dire a Pisa già a febbraio del 1967. Il movimento studentesco cominciò ancora 5-6 anni prima, negli Stati Uniti, a Berkeley, per poi diffondersi appunto nel resto del mondo, e in Occidente fu l'Italia per prima a rispondere a quell'esigenza di cambiamento. Infatti abbiamo nel 67 un evento molto importante che caratterizzò il 68, lo caratterizzò a volte in modo improprio, fu la morte del Che Guevara, che venne comunque alzato come vessillo e come simbolo, giustamente uno dei più grandi rivoluzionari, ma molte volte tirato in ballo a sproposito dai cosiddetti guevaristi, insomma, da coloro che teorizzavano la guerriglia urbana. Non so fino a che punto potesse essere effettivamente un'espressione del Guevara stesso. A febbraio gli studenti universitari di Pisa occuparono il Palazzo della Sapienza, diffondendo un documento noto come le tesi della Sapienza. A novembre, sempre del 67, gli studenti occupano l'Università Cattolica di Milano. Poi seguiranno le università di Torino, di Genova, di Pavia, di Firenze, di Napoli, di Padova. La causa scatenante della protesta fu la nuova legge sull'università e la richiesta del diritto diffuso di assemblea. Il 1968 parte con la proposta di legge alla Camera della riforma universitaria, la famigerata 23-14. Intanto in Cecoslovacchia il nuovo segretario del Partito Comunista divenne Dubček, che è il portatore del cosiddetto socialismo dal volto umano, più noto come la Primavera di Praga. Nel Vietnam del Sud ci fu una massiccia offensiva Viet Cong fino a Saigon, dove venne attaccata l'ambasciata americana. Alla Cattolica di Milano vengono espulsi il qui presente Mario Capanna e altri. Lo sciopero sindacale nazionale di 2 giorni per l'aumento delle pensioni. Un altro sciopero in Sardegna per l'arresto del segretario della Camera del Lavoro di Cagliari. Intanto proseguono in Italia e proseguiranno nei mesi successivi le occupazioni studentesche di molte città. Spesso dopo gli sgomberi della polizia le università verranno rioccupate. Nel Vietnam del Sud la controffensiva americana porta alla riconquista delle città occupate dai Viet Cong,
L'aviazione americana bombarda a tappeto molti centri abitati, provocando migliaia di morti e un'immensa ondata di profughi. Il 1° marzo le forze dell'ordine attaccano il corteo di migliaia di studenti, sia di destra che di sinistra, che a Roma, a Valle Giulia, tenta di raggiungere la facoltà di architettura. I feriti sono centinaia su entrambi i fronti. In Polonia gli studenti occupano il Politecnico di Varsavia. Ancora nel Vietnam del Sud, un reparto dei Marines massacra donne e bambini nel villaggio di My Lai. Attacco all'università occupata di Roma contro gli studenti di sinistra da parte di neofascisti provenienti da tutta Italia, con a capo il deputato Missino Caradonna. Il 7 marzo viene indetto dalla CGIL uno sciopero sulle pensioni, che risulta pienamente riuscito. Il 27 marzo muore in uno strano incidente aereo durante il collaudo di un velivolo il cosmonauta Yuri Gagarin, primo uomo nello spazio. Ad aprile muore ucciso Martin Luther King, esponente per i diritti civili dei neri. Arrestato l'esponente degli studenti torinesi Guido Viale. A Cuba, sempre nell'aprile, Fidel Castro inaugura la riforma agraria. Entro il 1970 dovranno essere prodotte 10 milioni di tonnellate di zucchero. Anche la Turchia si allinea alle manifestazioni studentesche, soprattutto contro l'installazione di basi americane. Alla Marzotto di Valdagno, il 10 aprile, inizia lo sciopero contro i licenziamenti e le conseguenti intensificazioni dei ritmi di lavoro. Il 19 gli operai abbattono la statua del Conte Marzotto, 47 arresti, gli studenti solidarizzano con gli operai. Il 5 maggio, in Francia, come prima in Italia, scoppia la protesta studentesca, il cosiddetto Maggio francese. Sempre a Parigi, manifestazioni studentesche nelle piazze dopo l'occupazione della Sorbona. Agli studenti si affiancano gli operai e viene proclamato lo sciopero generale. In Italia le elezioni politiche decretano il successo dello PSIUP, ma confermano anche la continua ascesa dei consensi del PC. In Francia De Gaulle ordina l'intervento dell'esercito contro le manifestazioni sempre più veementi e indice nuove elezioni. 600 licenziamenti alla Saint-Gobain e 350 alla Marzotto di Pisa. A Belgrado, in giugno, gli studenti occupano l'università in nome di un sistema più democratico. Tito riesce a portare l'ordine senza uso della violenza, aprendo al movimento. Il 5 giugno viene assassinato Robert Kennedy, candidato alle presidenziali, assassinato da un arabo di 24 anni, Shiran Shiran. Giovanni Leone forma un nuovo governo democristiano. In Francia le elezioni registrano una schiacciante vittoria di De Gaulle, in risposta anche alle degenerazioni estremistiche dei movimenti del maggio. A maggio la cosiddetta dottrina Brezhnev sancisce che ogni singolo Stato socialista ha sovranità limitata di fronte alla priorità dell'intero blocco sovietico. La fine della spinta propulsiva sancita dalla rivoluzione d'ottobre, così dirà in seguito il segretario del PC Enrico Berlinguer. Patto di non proliferazione delle armi nucleari, firmato da 59 paesi. In Grecia si inaspriscono le persecuzioni contro i dissidenti del regime fascista dei colonnelli. Fuori dal paese intanto si forma il movimento per la liberazione e la democrazia in Grecia. Ad agosto in Spagna il movimento rivoluzionario basco dell'ETA uccide il brutale capo della polizia del regime di Franco, González. Il 20 agosto in Cecoslovacchia entrano i carri armati del Patto di Varsavia per annientare la primavera di Praga. Dubček dal canto suo impone alla popolazione di non opporre resistenza. Mentre gran parte del movimento studentesco non si mobilita per l'accaduto, il PC invece esprime grande dissenso. A settembre nasce l'OPEC, l'Associazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio. Il governo albanese chiude i rapporti con l'URSS, uscendo formalmente dal Patto di Varsavia e instaurando con la Cina Popolare una partnership militare ed economica. Sciopera la Saint-Gobain di Pisa contro la cassa integrazione di 300 operai. A Vibo Valentia cariche della polizia contro uno sciopero al cementificio della nuova Pignone.
A Città del Messico gli studenti occupano l'università. In seguito la polizia reprime nel sangue una manifestazione indetta dal movimento alla vigilia dell'Olimpiade. I morti sono più di 100. Ottobre, manifestazione in Gran Bretagna contro gli aiuti militari nella guerra del Vietnam. A Città del Messico si aprono i 16esimi Giochi Olimpici. Tale edizione rimarrà famosa per le proteste degli atleti neri, che avranno il suo culmine con Tommy Smith, vincitore nei 200 metri, che sul podio indosserà una fascia a lutto, il basco delle Pantere Nere, innalzando il pugno a testa bassa in segno di cordoglio e protesta. Una delle grandi icone che è giunta fino a noi. A novembre gli USA sospendono i bombardamenti del nord del Vietnam, che si dichiara disposto a negoziare. Il sud del Vietnam si oppone alla presenza nella contrattazione del fronte di liberazione sud-vietnamita. Negli USA viene eletto il presidente Richard Nixon, tristemente famoso per il caso Watergate, che lo porterà in seguito a dimissione forzata. L'ONU sollecita sanzioni economiche contro il governo razzista bianco, vicino alla Gran Bretagna, nella Rhodesia, oggi Zimbabwe, chiedendo l'intervento militare dell'Inghilterra. In Italia il governo Leone rassegna le dimissioni per corruzione nel caso Lockheed Martin. Grandi manifestazioni in tutta la Grecia contro il regime dei colonnelli. Cariche indiscriminate della polizia in Italia. Una circolare ministeriale del 26 novembre vieta il diritto di assemblea in tutte le scuole d'Italia. A dicembre ad Avola in Sicilia manifestazioni contadine con conseguente cariche della polizia portano 2 morti. La contestazione studentesca arriva fino alla Scala di Milano, dove le impellicciate signore e i loro accompagnatori sono oggetto di un fitto lancio di uova e frutta. Gli operai della Pirelli Sicilia occupano la fabbrica. In Brasile il governo militare fascista e filoamericano ordina l'arresto di 3.000 oppositori. Approvata in Italia una legge che depenalizza l'adulterio femminile. Fino a questo momento la donna adultera era punibile, mentre l'uomo adultero non era perseguibile. Vigilia di Capodanno in lotta con gli operai dell'Apollon a Roma. In una manifestazione alla Bussola di Viareggio un agente ferisce lo studente Soriano Ceccanti, che rimarrà paralizzato. Nel corso del 68 raggiungono l'indipendenza alle Maldive. Nauru, le Mauritius, la Guinea Equatoriale, lo Swaziland. Il processo di decolonizzazione che parte dal 1951 attraversa tutti gli anni 60. Il 60 viene detto appunto l'anno dell'Africa. Questo grosso modo era il quadro, diciamo, storico, politico, culturale ed economico di quell'anno particolare, che oggi andremo, diciamo, a sviluppare, soprattutto col contributo di Mario Capanna, che fu uno degli esponenti più importanti del movimento studentesco. Purtroppo oggi non abbiamo con noi il professor Marino, autore di un libro, diciamo, eccezionale da un punto di vista storico e dei riferimenti, che è Biografia del 68, ed è veramente una biografia, diciamo, molto ricca, consistente, soprattutto da un punto di vista storico, che va al di là, voglio dire, di brutali tagli oppure di visioni sensazionalistiche. In ogni caso, prima di dare la parola a Paola, che dovrebbe in qualche modo fare le veci di Marino, dandoci dell'altro Marino, visto che Marino sono pure io, però non siamo parenti. Purtroppo forse. Niente nepotismo. Niente nepotismo, niente. Quindi farà, diciamo, le veci, ci spiegherà, gli argomenti più importanti del libro. Intanto do un piccolo mio punto di vista, non vi tedierò oltre 5 minuti, il mio piccolo punto di vista sul 68, che non ho vissuto direttamente, visto che sono nato, diciamo, parecchi anni dopo, ma certamente, come penso molti giovani che hanno cercato nella rivoluzione, non dico uno scopo di vita, ma comunque un punto di vista per il miglioramento della realtà, certamente è un periodo inevitabilmente di riferimento. A metà degli anni 60 il mondo occidentale evidenziava un maggiore benessere economico e una maggiore stabilità sociale.
Dopo gli anni bui del nazifascismo e della seconda guerra mondiale, la società italiana passò dall'essere prettamente agricola ad una prettamente industrializzata, almeno al nord. Anche gli operai, i lavoratori in generale e soprattutto i loro figli, nell'Italia del boom economico, grazie al nuovo patto sociale nato dalla Resistenza, che ebbe come frutto una delle costituzioni più moderne ed avanzate al mondo, poterono toccare con mano i risultati di questo miracolo economico. Un numero sempre maggiore di famiglie poteva permettersi cose che fino a quel tempo prima erano considerati dei lussi irraggiungibili: l'automobile, la televisione, le ferie al mare. Benessere che inevitabilmente cominciava a cambiare il gusto, il modo di pensare, il comportamento della popolazione. Giovani in particolare, i quali videro aprirsi spazi che fino ad allora erano inconcepibili. Il boom economico ebbe naturalmente dei risvolti meno edificanti, come il consumismo, che furono assimilati da una gioventù più all'avanguardia sotto l'aspetto del fermento culturale rispetto alle generazioni passate, ma con maggiore conflitto e contraddizione. Da un lato si era affascinati dalla possibilità di comprare di tutto, ma dall'altro canto ciò si percepiva come una nuova forma di schiavitù. In questo conflitto c'è buona parte della chiave di lettura di questo periodo. Sotto la coperta della stabilità e del benessere covava però il germe della ribellione, poiché la società di quel tempo si dimostrò incapace di capirne la portata, dimostrandosi provinciale e per certo verso un po' bigotta. Mentre buona parte dei padri era orgogliosa di questo benessere, tra buona parte dei giovani cresceva l'inquietudine, alla quale contribuirono la musica e la letteratura di massa proveniente soprattutto dal mondo anglosassone. I genitori, che spesso provenivano dalla fame, non gradivano né potevano capire questa incessante richiesta di libertà senza limiti e spesso anche mal interpretata da parte dei loro figli. Inevitabilmente il muro tra le due generazioni crebbe fino a quando si arrivò al primo atto di protesta. Nel 1964 l'Università californiana di Berkeley venne occupata, tra gli esponenti uno studente di chiare origini italiane, Mario Savio. La contestazione giunse un extracomunitario, insomma, a quei tempi, quindi voglio dire. La contestazione giunse anche in Europa. L'Italia fu il primo paese del vecchio continente a recepirne il messaggio. In quegli anni l'università italiana era incapace, sia per struttura, sia per intendimenti, a fare fronte al boom di iscrizioni e al cambio di mentalità che via via prendeva forma tra gli studenti. Era indubbio che l'università avesse bisogno di un rinnovamento strutturale. Nel 1956-57 gli iscritti ai corsi di laurea erano circa 212.000, mentre 10 anni dopo erano saliti a 425.000, praticamente il doppio. Quella che era un'università di elite si era trasformata in un'università di massa. L'insegnamento però continuava ad essere nelle mani dei cosiddetti baroni, che rifiutavano la logica della laurea per tutti. In più, a peggiorare le cose, la mancanza di aule, biblioteche, luoghi di studio, insomma, si era quasi al collasso. Per evitare questo collasso, che poi si ebbe comunque, sotto la spinta delle proteste, il ministro dell'istruzione Luigi Gui propose la legge 2314, caratterizzata dall'istituzione di 3 titoli, diploma al biennio, laurea, dottorato di ricerca. Riforma che è molto simile, se ci fate caso, a quella odierna. La triennale, che equivale ad un diploma praticamente, la magistrale, che sarebbe la laurea vera, e poi vabbè il dottorato. Come ben si può notare, invece di andare avanti si è tragicamente andato indietro e nessuno ha protestato. Tale legge trovò subito l'ostilità parlamentare del PC e nelle piazze da parte degli studenti, che cominciarono le occupazioni. La prima protesta si levò nell'Ateneo di Trento, cosa per certi versi paradossale, visto che tale Ateneo era stato voluto da Flaminio Piccoli, dirigente e parlamentare reazionario dell'ADC. Infatti qui si formarono molti esponenti della contestazione, che poi ebbero un ruolo di spicco nell'estremismo degli anni 70: Renato Curcio, Mara Cagol, Mauro Rostagno. Dopo Trento fu la volta di Pisa, Milano, Torino e via via altre città. Gli studenti mettevano in discussione i metodi, i contenuti della didattica e il potere dei professori. Anche se il 68 fu caratterizzato dalle lotte studentesche per un miglioramento della qualità dello studio, esso non si limitò alla sfera scolastica e universitaria, ma fu un fenomeno planetario, con alla base le medesime istanze di emancipazione e di miglioramento delle condizioni generali di vita. Alla base delle lotte dei movimenti sessantottini vi era essenzialmente
vi erano essenzialmente i seguenti punti: svecchiamento culturale, modernizzazione del sistema, superamento degli antichi pregiudizi sociali, soprattutto in campo sessuale, emancipazione delle donne e delle minoranze, miglioramento della scuola e dell'università, miglioramenti di vita e delle condizioni degli operai e dei lavoratori in generale. La caratterizzazione di questi movimenti a sinistra fu preponderante, anche se spesso si scontrò, o forse meglio, non si incontrò con la tradizione marxista-leninista. Come ebbe a dire Pierpaolo Pasolini, i movimenti del 68 in realtà sono formati semplicemente da radical borghesi individualisti. Forse Pierpaolo Pasolini non aveva tutti i torti, ma certo non si può liquidare così un movimento di quella portata e complessità. Ad ogni modo, tutti gli eventi del 68 videro ovunque, in un modo o nell'altro, la sconfitta sul piano politico, mentre di contro portarono molti cambiamenti culturali e di costume. Questa sconfitta si può individuare nell'incapacità di gruppi e movimenti di trovare una piattaforma politica unitaria, per certi versi meno utopistica e un po' più istituzionale a livello di rappresentanza. Io sono Paola Baiocchi, faccio anch'io parte delle sezioni comuniste Gramsci-Berlinguer e rappresento anche Iskra, che è il sito di informazione. Esatto, che è il sito di informazione che trovate in fondo al volantino, che è un ottimo sito di informazione che invito a consultare. E dato che c'è appunto dovuto per motivi di salute non può essere presente Giuseppe Marino, Carlo Marino, Paolo ha scritto un bellissimo libro di cui parlava prima Domenico, che era La biografia del 68. In cui fa un'operazione molto intelligente, perché ha in 500 pagine di libro, che si leggono veramente molto molto piacevolmente, fino a pagina 239 in realtà non si parla di 68, ma si parla di tutto quello che c'è stato prima a partire dal dopoguerra, e poi solo nelle ultime 250 pagine si parla esclusivamente di 68. Quindi un po' come insomma un romanzo di quelli grande stile, insomma, Guerra e Pace, oppure uno di quei filmoni in cui si arriva al primo bacio solo a metà del secondo tempo, riesce a tenere viva l'attenzione su quello che è stata la nostra storia per capire come si arriva al 68, come appunto diceva Domenico, è un anno che comincia prima e finisce molto dopo. Parte in questo libro dal dopoguerra, quindi dalla mancata defascistizzazione che c'è dell'Italia con l'espulsione dei comunisti dal 1947 dal Parlamento e la conseguente espulsione, scusate, dal governo, e la conseguente espulsione di tutti i comunisti, nonché partigiani, dall'interno dei ranghi, non so, dei corpi di polizia, dei carabinieri, dalle istituzioni, con la sostituzione quasi automatica di quelli che già erano in quelle collocazioni, nei vari prefetti, questure, atenei, dei fascisti. Parla di queste generazioni, di quelle immediatamente successive, cioè nate negli anni 30, come figli della guerra, che contrappone un po' quelli poi successivi, che sono i baby boomers, li fa arrivare fino insomma, a queste generazioni che cominciano ad avere delle istanze differenti. E è vero che quello che diceva Domenico, che si era in anni di boom economico, ma è un boom economico, bisogna ricordarlo, che costa sudore e sangue, nel senso che è fatto sulla estrazione di milioni di persone che arrivano dal sud dell'Italia per essere occupati nelle fabbriche del nord, costituendo per il padronato quell'esercito di riserva con cui ridurre diritti e naturalmente salari, comprimere diritti e salari. Delle masse appunto straordinarie che si spostano dal sud e nord, con tutte le contraddizioni che questo porta anche all'interno delle fabbriche. Sono anni poi appunto in cui in piazza è anche complicato stare, perché si passa da un governo come quello di Tambroni, che nel 60 fa un'aperta provocazione, cioè quella di lasciare indire
a Genova il congresso dell'MSI, per cui si scatenano delle straordinarie volte di piazza in tutta Italia. Una è molto ricordata anche da una canzone, che è quella dei morti di Reggio Emilia, perché ci furono 5 morti a Reggio Emilia proprio per opporsi a questo congresso. Nel 61 c'è una piccola innovazione all'interno dell'ordinamento scolastico che provoca un importante cambiamento nelle università, cioè viene aperto l'accesso alle università anche agli istituti tecnici, quindi anche dagli istituti tecnici si può accedere all'università, provocando una parte di quel fenomeno di cui parlava Domenico, di una entrata in massa nelle università, di grandi numeri che entrano nelle università. Ricordiamo fra l'altro che le università contano 50.000-60 iscritti nel 67-68, l'anno accademico 67-68, per esempio Roma ha 60.000 iscritti, ma ha una capienza di 5.000 persone, quindi la situazione è veramente esplosiva. In più si scontra con un ceto professorato, diciamo, non solo che proviene da, come abbiamo visto, da ha una formazione non propriamente democratica, se non addirittura fascista, e che vanta contratti con un obbligo di insegnamento per 52 ore l'anno. Per il resto dell'anno, quindi, sono liberi di fare quello che vogliono. Insegnano 52 ore, un'ora alla settimana, e per il resto possono fare quello che vogliono, qualsiasi tipo di... Questo è evidentemente un problema di scarsa qualità dell'insegnamento che gli studenti si pongono molto, in modo molto pressante. Non ho capito bene questa cosa. Questi che insegnavano? Sì, i professori per contratto dovevano insegnare i contratti. Il ministero? Chi c'era nel ministero? Nel 67 Gui. 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 Il democristiano. Luigi. Luigi Gui. Luigi Gui. C'era quello che fare cosa? Facevano per esempio la libera professione, facevano quello che gli pareva, apparivano come così delle apparizioni delle Madonne pellegrine nell'università, facevano la loro lezione, magari non la concentravano in poche settimane dell'anno. Ora ne fanno di più, ora sanno qualche obbligo in più. Allora. Sono questi, quello che appunto volevo sottolineare è che ci sono delle risposte, molte risposte di mobilitazione, di scioperi, di risposte giovanili che si pongono appunto dei problemi si comincia a parlare di condizione giovanile, un termine sicuramente ora scomparso, convivendo molti aspetti di arretratezza veramente pazzesca. Nel 66 fa scandalo un giornale che viene pubblicato all'interno del liceo Parini di Milano, che si chiama La Zanzara, perché uno degli articoli all'interno parla di esperienze sessuali delle giovani e fanno scandalo le ragazze. In particolare ce n'è una che dice: ma io trovo che i rapporti prematrimoniali siano importanti, però mi devo limitare perché non ci sono anticoncezionali, non posso accedere agli anticoncezionali. Effettivamente, anche se era arrivata nel 64 la pillola in Italia, per i medici che somministravano la pillola a donne non sposate o comunque che non hanno particolari condizioni di salute, c'era il reato penale in base al codice Rocco. Quindi erano quello che voglio sottolineare, appunto, che scendere in piazza non era facile, cioè era comunque qualcosa su cui si doveva agire a livello personale, cioè portarci un po' come
ora che non viene molto spontaneo scendere in piazza mentre ce ne sarebbe molto, bisogno. E il movimento delle donne, che in quegli anni rappresenta un'altra novità, fa una cosa anche importante, che a partire dal corpo, dal rifiuto di essere oggetti sessuali, rimette in discussione anche il modo di vestire. Ci sono quindi le gonnellone, gli zoccoli, insomma, cioè altre forme di vestire, che vengono immediatamente come una costante di quello che poi sono altri simboli dell'abbigliamento degli anni della contestazione giovanile, ripresi dal consumismo e massificati, per cui dice, per esempio Carlo Marino parla di tanti individualisti, di tanti conformisti anticonformisti. Volevo concludere con un'altra cosa, e dell'ultima, prima di passare la parola a Mario Capanna ponendogli delle domande. Volevo sottolineare che questo libro fa molto uso di documenti estratti dall'archivio centrale, che sono delle prefetture, sono informative dei prefetti, sono dispacci, sono riservate, su tutto ce n'è una, per esempio, gustosissima, che segnala nel 1967 il prefetto di Carrara sulla presenza di un gruppo di beatnik, capelloni, di 500 persone nella provincia di Carrara, di cui denuncia il comportamento lassista, così di sfaticatezza, eccetera, che descrive in questo modo. E un'altra che veramente mi ha colpito, del 1958, allegata, sempre un'informativa, allegata alla relazione quindi spedita al Ministero degli Interni, del prefetto di Torino, che riprende, cioè riproduce, allega quindi alla sua informativa, la lettera di una intellettuale del PC torinese, della Federazione Torinese del PC, che parla del rapporto fra le madri comuniste e le figlie, perché già si mettono in crisi i rapporti fra madre e figlie, vengono messi in discussione, e questa compagna richiama quindi le madri comuniste a costruire un rapporto con le figlie. Questo è un rapporto, appunto questa lettera interna della Federazione Torinese era legata all'informativa del prefetto. Questo per dire che ricordiamoci che c'è stata una profonda osservazione da parte delle forze dell'ordine e dei servizi segreti su tutto quello che è stato il movimento, e non possiamo pensare che si siano limitati all'osservazione. Questo è un primo punto fermo che si può mettere. Per inciso, c'è stato un tentato golpe nel 64, quello di Lorenzo, quindi insomma non è che proprio stessero a guardare. Io concludo con una serie di domande per Mario, oltre a quelle che sicuramente vorrà riprendere dal suo intervento. Uno è la spontaneità del 68, che è qualcosa credo che ora è difficile da capire, perché di spontaneo non si vede più molto. L'altra è sul perché dura tanto, perché ha questa durata così estesa nel tempo, e è vero che sono state poste delle richieste troppo utopiche? Mi fermerei ricordando un altro aspetto di tutto questo, che è un po' forse uno degli elementi che fa durare il 68 tanto tempo, sono la presenza del PC, probabilmente. Questo mi premeva ricordarlo. E concludo. Credo che tutti noi ci siamo resi conto del grande arretramento culturale, morale e politico che è venuto sopravanzando nella società, e credo che ne soffriamo. E questo a sua volta viene da lontano, per cui è stato opportuno
che Marino da una parte e Paolo dall'altra abbiano in qualche modo ricostruito gli elementi del contesto di allora. Perché è evidente che noi non parliamo del 68 per fare la marcorde e dire come eravamo, ma ci interroghiamo proprio per cercare di ricostruire le radici di una memoria storica e per vedere se da lì, 50 anni dopo, vengono delle lezioni utili per cercare di interpretare meglio il presente e antevedere meglio il domani. Altrimenti faremmo un tipo di operazione archivistica che non sarebbe, credo, di grande utilità. Io parto da questo elemento che mi pare centrale. Oggi anche i critici del 68 devono riconoscere che si è trattato comunque, con tutti i limiti, le contraddizioni, le improvvisazioni, spesso gli errori, della più grande rivoluzione culturale simultanea nel mondo del Novecento. Una rivoluzione culturale che non ha lasciato indenne nessuno degli aspetti della vita umana, dal rapporto genitori-figli a quello istituzione-stato, cittadino-partiti, credenti e chiesa, i rapporti sessuali, i cosiddetti matti che venivano legati, no? Che Basaglia intuisce e dice no, questo è il modo per ucciderli. Bisogna mettervi in circuito con i cosiddetti sani, dove non era chiaro chi fosse il matto e chi fosse il sano, no? Nella società di tipo consumistico e così via. Quindi una rivoluzione che in qualche modo nelle forze armate, in magistratura, che comunque non lascia indenne nessuno degli aspetti. Questo elemento, come dire, all'inizio ebbe dei tratti di spontaneità, nel senso che si agiva sulle contraddizioni che ogni soggetto, ma anche ogni singolo individuo, ogni singola persona, ogni singolo giovane viveva. Lo studente aveva il problema di un sapere che non gli serviva assolutamente nulla, che non serviva a capire il mondo per trasformarlo, era un sapere essenzialmente libresco, dogmatico, dall'alto in basso e così via, e quindi e il lavoratore, pensate alla grande migrazione da sud verso nord, no? Che doveva prima affrontare, vedete come ci sono tratti di attualità, no? C'è Terrone, non ti vogliamo, vai via, non si affitta ai meridionali, no? Torino, nella cintura milanese e così via, no? Ecco, quindi come vedete degli elementi perduranti anche nella nostra società attuale. E quindi l'elemento di affrontare le contraddizioni reali del proprio vissuto, cercare di mettere insieme le energie, una volta scoperto che le contraddizioni erano molto simili, no, tra con quelli con cui vivevi gomito a gomito, o nel luogo di studio, nella fabbrica, nell'ufficio e così via, e quindi immettere, diciamo, nel cambiamento la forza che derivava dalla coesione di animi, di menti, di cuori, diciamo, di migliaia e poi di milioni e milioni di persone, e la cosa straordinaria, la simultaneità planetaria di questa immersione, che non ha avuto precedenti su questa ampiezza e purtroppo non ha avuto ancora, diciamo, seguenti, però non ne speriamo ovviamente del futuro per le ragioni che dirò. All'elemento della spontaneità subentra, soprattutto dopo la strage di Piazza Fontana, che crea una frattura proprio terribile, diciamo, anche rispetto alla spontaneità dei movimenti, la necessità di darsi delle forme organizzate, in qualche modo rifacendoci a miti, lezioni derivanti dalla storia del comunismo, della Terza Internazionale e così via, e probabilmente in quella che era la convinzione, rivelatasi per molti aspetti illusoria, di dare maggiore robustezza alle nostre idee, ai nostri obiettivi, ai nostri propositi, ma che in realtà finì, questo lo capimmo un po' con il senno di poi, per mettere il vino nuovo in botti vecchie, per cui anziché, come dire, darci maggiore propulsività, in qualche modo riuscì a incapsulare da qui le divisioni, sicuramente uno degli errori che ricordava prima Marino, la rissosità
tra gli stessi movimenti, settori diversi dei movimenti di lotta, quando anche un bambino avrebbe dovuto capire che avevamo un interesse esattamente opposto, unire il massimo di energie, di forze, fare fronte contro l'avversario e non spaccarci l'anima del tipo, no? La linea giusta ce l'ho io, non solo l'anima, la linea giusta ce l'ho io, ma che dici, ce l'ho io, e così via, no? E quello fu ovviamente un altro degli aspetti non costruttivi del tutto. E quindi bisogna essere da questo punto di vista appunto non reticenti, no? Perché le persone intelligenti credo che imparano anche dagli stessi errori che hanno commesso loro per primi e anche da quelli altrui, diciamo. E quindi nessuna visione appunto, come giustamente tu auspicavi, di tipo celebrativo, di autocompiacimento e così via. E però rimane il fatto che da lì vengono delle lezioni straordinarie. Chi di voi avesse voglia trova questo mio ultimo libro in relazione a questa riflessione 50 anni dopo, no? Perché dico questo? Non perché pensi che sia la Bibbia, ma perché è un po' un condensato di ragionamenti, come credo sia necessario fare, data la difficoltà della situazione odierna nel nostro paese, in Europa, nel mondo, e anche della necessità di immaginare non le formule, ma in qualche modo i noccioli di idee di una sinistra del terzo millennio, di cui c'è un'obiettiva necessità, no? Nel senso che ormai siamo di fronte a una crisi di quello che fino a ieri veniva considerato sinistra e che per molti aspetti abbiamo modo di vedere, ma credo anche insomma, è diventata tutta un'altra cosa. Allora, primo, quel movimento non fu una passeggiata. Molto spesso oggi si tende a dimenticare la feroce repressione cui i movimenti furono sottoposti. Tu ne hai ricordato diversi elementi, ma ad esempio è fondamentale rilevare il fatto che la repressione fu praticamente identica sia nei paesi a regime parlamentare, diciamo, a cosiddetta democrazia rappresentativa, Occidente, e quelli dell'Est invece a partito unico, carri armati a Praga e bombardamenti a tappeto in Vietnam, no? È una cosa simmetrica. Addirittura in Cina è l'esercito che viene chiamato dallo stesso presidente Mao e dai suoi, diciamo, contigui a porre fine alla rivoluzione culturale. È un elemento su cui poco si riflette, ma è anch'esso emblematico, no? E quindi in generale dall'est all'ovest e dal nord al sud, De Gaulle che minaccia il colpo di Stato, su questa base scioglie il Parlamento, vince le elezioni, brucia il Maggio francese che rimane un grande fuoco ma di breve durata. L'attentato a Ludwig Duce che è a Berlino, la strage a Piazza delle Tre Culture, prima delle Olimpiadi, il Vietnam, questo lo ricordo sempre perché è agghiacciante, non dimentichiamo che sul Vietnam furono sganciate più bombe che nel corso di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Questo dà l'idea della tragedia che ha dovuto sopportare quel popolo, della vergogna degli americani e dell'Occidente, e quando persino il povero Aldo Moro, in pieno 1968, da presidente del governo del Consiglio italiano, esprime comprensione ai bombardamenti a tappeto americani, dopo uso il termine comprensione, che cacchio c'è da comprendere, e andava condannato a dissociarsi nel modo più assoluto, no? No, questo per dire che adesso, dopo l'essere assassinato dalla Brigata Rossa, viene considerato un santo, per carità è stato uno dei democristiani forse non peggiori, ecco, però anche lui purtroppo ha le sue responsabilità che non è che possono essere sottaciute per via della fine ignobile cui è stato sottoposto. E però, nonostante tutto questo, c'è una riflessione che viene, come dire, incomprimibile e che dice, signori voi dei poteri, no, che ci avete represso, che avete fermato quella ondata di mutamento, di cambiamento, che sembrate aver vinto, poi vedremo dopo se hanno vinto davvero oppure no, dove avete portato il mondo voi in questi 50 anni? Perché sennò qui nessuno paga il dazio, non si fanno mai i conti, no? Ebbene, l'avete portato, vado per slogan sintetici, no? Alla terza guerra mondiale a pezzi, per usare la definizione pertinente di Papa Francesco, no? Di cui non si parla per noi come se non ci fosse,
ma in quante parti del mondo in questo preciso momento scorre il sangue, dal Medio Oriente al sud-est asiatico, all'America Latina, all'Africa e così via. Non se ne parla perché come se non ci fosse e la sera andiamo a letto tranquilli, ma c'è. Per non parlare della guerra commerciale, vedi da tutta la bega dei dazi di Trump e compagnia bella, che sono guerre, non sono guerre con i missili, ma sono guerre ugualmente micidiali, perché ci va di mezzo poi la povera gente, e mentre le elite continuano il loro processo di arricchimento indefinito, e così via. L'avete portato ai mutamenti climatici, un'altra cosa inedita della storia umana, cioè un inquinamento tale dovuto alla insaziabile ricerca all'infinito del profitto che sbocconcella il pianeta e rende gli esseri umani succubi alle sue dinamiche, a una possibilità di pericolo per la sopravvivenza della specie umana e dell'ecosistema terrestre. È stata la responsabilità nostra? O non avevamo ragione noi quando vi dicevamo la guerra deve diventare un tabù? Estremisti, utopisti, matti fuori dal mondo, e voi che avete continuato a farle imperterriti, addirittura facendo guerre catastrofiche sulla base della menzogna. Vedi quella contro l'Iraq del 2003, no? Le famose armi di distruzione di massa che tutti sapevano che non c'erano, che si faceva finta che ci fossero, e mentre gli ispettori dell'ONU si tacciavano l'Iraq da cima a fondo, non trovando niente, Bush e Blair ammassavano un esercito di 300.000 uomini con le più sofisticate tecnologie distruttive militari per fare una guerra a prescindere se ci fossero o non ci fossero le armi, che se badate è ancora più terribile perché fa da pandan all'altra nella terribile bugia del 1964. I più stagionati di voi ricorderanno, no, come me, il famoso incidente del Golfo del Tonchino, che fu relativo alla salvaguardia ambientale. Impieghiamole per aumentare il livello di cultura dei cittadini e delle persone di tutto quanto il mondo, e non invece questa panossistica corsa agli armamenti, corsa che è ripresa e proprio anche in tempi recenti, con pericoli dunque crescenti per tutti quanti noi, che divora risorse inimmaginabili. Pensate al problema della fame nel mondo, no? E l'ONU a documentare come con l'attuale capacità di produzione agroalimentare, quindi senza bisogno degli OGM, di strane cose, noi potremmo sfamare quasi il doppio della popolazione attuale del mondo. E quindi se non lo si fa non è perché mangia il cibo, perché i poveri non hanno i soldi per comprarlo, e il profitto è implacabile. Se tu hai fame, sì, hai soldi per comprarti il cibo che io ti posso dare se me lo paghi, se no non ci va bene, muore di fame. Non a caso l'agenzia dell'ONU proprio 4 giorni fa nell'ultimo rapporto documenta come la fame del mondo sta riprendendo, sta riallargandosi anziché diminuire. Non è questa un'arma di distruzione di massa? Non è qui evidente la irrazionalità del sistema dominante moderno? Allora, visto questo, vedete, il libro, io lo dico specificamente, si configura come una sorta di lettera aperta idealmente ai 7 miliardi e mezzo di persone che vivono nel mondo e dice: amici miei, di fronte al fatto che la situazione è questa, perché tale l'hanno resa, combattendoci, fermando i nostri ideali, limitando i nostri obiettivi, e tuttavia non si rassegnano ad ammettere che questo è il risultato, che facciamo? Continuiamo, noi 7 miliardi di donne, uomini, giovani, a pensare che questi immensi problemi che sono stati creati vengono risolti da coloro che li hanno creati, cioè i governi? Oppure capiamo la grande lezione che viene da lì? Capiamo che la democrazia deve diventare partecipazione diretta, il grande gather, no? La libertà non è star sopra l'albero, non è partecipazione. Lo stesso vale per la democrazia o è partecipazione o diventa esangue. E la prova ce l'avete dal fatto che si succedono governi di varia natura, compreso l'ultimo, di vario colore, ma i problemi non vengono risolti. E i problemi non venendo risolti non è che rimangono fermi,
si moltiplicano e si aggravano, abbiamo appena visto prima l'elenco, no? E quindi la grande lezione che viene da lì è che solo il reirrompere nella storia di grandi masse umane che si mobilitano, giovani, donne, uomini, lavoratori, intellettuali, su obiettivi di democrazia autentica, di battaglia contro lo strapotere del profitto, ma per questi obiettivi di pari opportunità sociale, di democrazia autentica, possano porre un limite al degrado che in qualche modo ci sta circondando e travolgendo, e rimettere in moto in forme nuove quel meccanismo per cui al primo posto si mette l'umanità, si mette il valore della persona, del cittadino, non il profitto, non la guerra, non lo sfruttamento, non l'oppressione, non il razzismo, non la xenofobia e tutte le altre cose, i mali di cui sappiamo e di cui non faccio l'elenco. Allora, vedete, è possibile immaginare la ripresa all'inizio del terzo millennio non solo di una sinistra che sia radicalmente rinnovata, ma immaginare la ripresa di un percorso che non si limiti in qualche modo, dice, rifacciamo il 68, è impossibile, lo sanno anche i bambini, ma che addirittura ha necessità di essere di più, di meglio di quanto non avvenne 50 anni fa, perché quanto facemmo 50 anni fa oggi non sarebbe più sufficiente, produsse straordinari effetti allora, al di là dei limiti e così via, ma oggi non basterebbe più, occorre una capacità addirittura maggiore di coinvolgimento e soprattutto di spirito critico. Per questo io dico che è molto importante il lavoro che fanno gruppi di persone come voi, altri di altra origine ideale, ma che tutti comunque convergono nel cercare di creare strumenti di conoscenza, di spirito critico nelle menti delle persone, per cui, come dire, ci aiutiamo a vicenda ad applicare il principio se sai, sei. Se non sai, sei in balia altrui. Questa è una questione fondamentale che scopri il 68 per l'appunto, no? E dice, tu puoi avere ricchezze infinite, no? Armi, petrolio e così via. Perché sei convinto che si è in quanto si ha. Allora tu più hai, quindi pensa a quell'1%, no? Che possiede il 99% della ricchezza. Dice, io cacchio, no. Sei un povero Cristo che sta umiliando la maggior parte dell'umanità, che sta bloccando immense energie produttive degli esseri umani, quindi sei un miserabile, e viceversa non è che si è in quanto si è in quanto si sa, e allora cambia tutto, cambia il modo di rapportarsi con i nostri figli, cambia il rapporto dell'insegnante con lo studente, sia all'università che nelle scuole, cambia il rapporto partiti, militanti, elettori, cambia il rapporto papa, prete e fedeli, cambia a tutti quanti i livelli. Ecco, allora però vuol dire che un pertugio rimane aperto, e rimane aperto proprio perché fu chiuso 50 anni fa e perché nonostante i tentativi di richiuderlo non ci sono riusciti, perché come un fenomeno classico in questi 50 anni quelle idee represse, vilipese, in qualche modo hanno proseguito, a volte inabissandosi e poi come un fenomeno classico riemergendo, e tant'è che oggi siamo qui a parlare, no? Se si trattasse di un cadavere non saremmo qui a perdere tempo con il caldo che fa, e dunque questo è di buon auspicio, perché vuol dire che nel faticoso percorso della crescita della storia umana è possibile, non dimenticando la memoria storica, riannodare i fili per rinnovarli in una trasformazione nel tempo che ci renda finalmente giovani, donne e uomini protagonisti del nostro futuro e non, come dire, subdolamente schiacciati da quello che pochi vorrebbero fosse il nostro futuro. Il nostro futuro dobbiamo tornare ad essere noi protagonisti, a costruirlo, a immaginarlo e a edificarlo. Io ero il quotidiano operaio, quindi il quotidiano operaio sa benissimo che cosa ho fatto, e quindi ecco, col passare del tempo io ho sempre le stesse idee, però io sono
dopo il periodo lavorativo, io mi sono buttato sulla satira, quindi satira politico, religiosa, quindi un giornalino che conoscerai benissimo, che si chiama Il Vernacolo di Vele, lo conosceranno anche tanti qui, e scrivo delle cose sul tempo, in cui, il discorso è questo, io non mi occupo assolutamente del passato, io con la mia satira voglio il presente. Cioè, io ho sempre detto che se potessimo seppellire eroi e mostri, forse si cambierebbe qualcosa, invece teniamo a galla tutto. E è brutta come espressione, me la rendo conto. E appunto intendevo dire questo, che con la satira io mi sto ho ripreso vita, eccetera, mi sto divertendo. Ora, se mi tiene un attimino, ti faccio capire che cosa scrivo io con la mia satira. Allora, mi rifaccio sempre a cose vere. Marchionne, parlando dei sindacati, la FIOM, disse che la Fiat non poteva essere ostaggio di una minoranza, non so se te lo ricordi. Io potrei anche dargli ragione, seppure lui però ammettesse che gli operai, e da sempre, sono ostaggi di una minoranza, i padroni. Questo l'ho scritto nel momento che ha detto questa cosa. Poi non so se sapete, questa ho avuto gli abbraccio. Nel 2018, nel 1938, a Siena, Ben Hitler, no? Sapete, no? E con il palio omaggiarono Adolf Hitler. Dopo 80 anni, nel 2018, Siena, alle destre, ha omaggiato Salvini. Io non so se avete mai fatto caso a questo. Ragazzi, io ve lo dico in maniera brutale, 80 anni che non sono servito a un cazzo. Innanzitutto volevo dare un saluto a un altro nostro carissimo amico che è scomparso a suo tempo, che con Capanna faceva il duo, che gli altri chiamavano i banditi a Milano, era Salvatore Toscano, purtroppo è morto tragicamente in un incidente stradale. Peccato, perché sarebbe stata una persona molto utile in questi tempi. E poi volevo ricordare solo una piccola cosa, sembra parzialmente piccolissima, ma il movimento studentesco, a parte tutto quello che ha fatto di giusto e anche di sbagliato, aveva lanciato uno slogan che era, appariva quasi, non so, minimale, ma era molto logico e molto, tuttora molto logico, che era LUPA, si chiamava, uso parziale alternativo. Il che voleva dire che c'era un certo senso di realtà, che la rivoluzione non era così facile da fare. Però l'uso parziale alternativo di qualunque istituzione, di qualunque cosa si faccia, dall'andare al supermercato invece che a chilometro zero, eccetera, è un passo in avanti enorme. Se tutti noi riuscissimo nella nostra pratica quotidiana, io ci credo ancora per fortuna a 72 anni, facessimo un uso parziale alternativo della parola, del modo di muoversi, del dire le cose alla gente. Ormai non si parla più. Si va a una riunione di qualunque genere, non parlano tra loro, aspettano che arrivi tutto, che succeda qualcosa. Bisogna parlarsi. Una volta c'era Paolo Rossi, durante una convinzione che doveva fare a Milano alla Camera del Lavoro, siamo in attesa che arrivi l'uniforme che erano in ritardo, e siamo lì in 4-5, poi parliamo. Ah no, io vado a fumare una sigaretta. Poi fumo ancora la sigaretta, ma se non si parla tra di noi non si cresce per niente. Io credo ancora che l'unico modo per capire le cose è parlarsi. Perché noi tutti teniamo dentro delle cose, però appunto dobbiamo praticare, ma veramente quotidianamente se possibile. Grazie. Il 68 a me è piaciuto, ci ho partecipato volentieri, perché c'era quella cosa del noi, non c'era l'io ipertrofico che c'è oggi, che sono tutti dei geni, cioè io, ragazzi, scrivo, no? Adesso sto usando l'io, ma la mia capacità di scrivere non deriva perché sono laureato, perché andavo alla statale a sentire Mario Capanna quando faceva
dava delle lezioni, cioè dei seminari cioè in Toscana, andavo in tutti questi posti a sentire cosa dicevano. Ho imparato di storia, di geografia. Io ho la terza avviamento professionale al lavoro, però scrivo libri, scrivo articoli, senza avere soggezione. Noi non avevamo soggezione, noi non avevamo appunto, come dicevano i vecchi comunisti, non andavamo col cappello in mano del padrone, no, avevamo la capacità appunto di argomentare le nostre ragioni. Noi eravamo quelli che dovevamo imparare mille parole, no? Perché se il padrone ci frega, no? Perché se ne conosci 500 lui ti ha già fottuto. Noi eravamo questi soggetti. E allora il problema è che però capivamo anche l'importanza di avere un'organizzazione talmente radicata, di massa, capace di contrastare in modo punto, forte e organizzato le manovre che i padroni facevano. E io che poi mi sono interessato, ho raccontato anche a Mario, no? Essendo stato un membro della vigilanza del Partito Comunista, ragazzi, ma voi pensate che Camderbi non abbia lavorato per far fallire i movimenti pisani in Italia, che le basi della NATO non abbiano lavorato? E noi dovevamo attrezzarci anche per resistere a quel tipo di attacchi. E quindi la cosa che io notavo invece è che purtroppo non siamo stati attenti anche a questo aspetto di come funziona la cosiddetta dittatura della borghesia a livello planetario, cosa che i padri storici del marxismo ci hanno insegnato, no? Che esiste questa forma di gerarchia, no? Di oggi. Esatto, che oggi, esatto, che oggi utilizza anche diciamo, questi strumenti tecnologici che guarda caso ci controllano addirittura individualmente, perché sanno con quel telefonino esattamente dove siamo. Quindi pensa che capacità dovremmo avere per riuscire a capire bene come funziona il potere odierno e che quindi che capacità anche organizzativa, no? Dobbiamo avere, sapendo che noi siamo i costruttori di quegli strumenti. Non è che i capitalisti si mettono loro a lavorare, no, ci fanno fare a noi gli strumenti che poi ci fregano, no? Allora il problema è noi dobbiamo imparare anche a indirizzare appunto se questo strumento è utile realmente, se questa cosa è compatibile con l'ambiente, se queste cose che vengono fatte sono realmente portatori di novità in positivo nella società. E queste cose sono le domande. Però la cosa che vorrei che si capisse e che vorrei che si rispondesse è questa grande capacità che avevamo di essere stati per lungo tempo solidali, cioè di essere capaci. Io ho lavorato all'Innocenti, vi ricordo quando uccisero Zibecchi, no? Che cosa successe? Era un compagno del movimento studentesco che venne travolto dal camion dei carabinieri e gli schiacciò la testa, no? E lo uccise. Allora, io lavoravo all'Innocenti, in pochissimi minuti io facevo il delegato di fabbrica all'epoca, organizzai l'assemblea del reparto, poi ci fu l'assemblea generale e andammo a manifestare subito, e così successe per Baraldi, no? Per tutti i compagni, diciamo, che erano morti. Immediatamente c'era questo spirito solidale, perché consideravamo i compagni del movimento studentesco i nostri compagni. Addirittura, quando prima di lavorare in docente, ho lavorato alla PR, industria chimico-farmaceutica, allora si trovava facilmente lavoro, si poteva cambiare facilmente. Allora, cosa succede? Abbiamo subito 14 cariche della polizia perché avevamo fatto la richiesta di avere una mensa per poter mangiare all'interno dell'azienda, perché eravamo costretti a uscire e quindi andare a spendere un sacco di soldi, perché la PRL aveva gli uffici, no? Nella zona di Via Turati, zona centralissima di Milano, tutto costava un casino. Allora abbiamo fatto 14 cariche della polizia. A un certo punto non ho fatto nient'altro, sono andato alla statale, ho parlato con dei compagni di servizio d'ordine della statale e sono venuti a fare un bel picchetto, no? E finalmente siamo riusciti a sconfiggere i padroni e avere la mensa grazie a questi meccanismi di solidarietà che c'erano, no? Allora, questi sono fatti, diciamo, che di oggi è un po' diverso. Allora,
Ecco, fai un po' un'analisi dei giovani di oggi. Allora, io ho sentito un discorso di, scusa se ti ho interrotto, Bersani ha fatto un discorso che parlava appunto che i giovani sono la prospettiva. Te dici, cambiamo lavoro, è vero, io lo stesso, come lo cambiavi, lo ritrovavi, nato, oggi non è così. Ecco, il problema vero oggi, e posso dare una mia spiegazione, è che allora esisteva un'applicazione parziale della nostra Costituzione, non era applicata. In Italia, all'epoca, esisteva una grande industria, no, a partecipazione statale o statale, che impediva ai privati di dettare legge, no, rispetto al nostro paese. La grande capacità di un uomo come Moro e dell'opposizione che c'era allora era di mantenere questo collegamento che era nato come idea dentro i processi della resistenza. Questa cosa, no, permetteva ad esempio al sottoscritto, quando andava a discutere dei contratti a livello nazionale, di vedere che le partecipazioni statali, settore metalmeccanico dove ero io, firmavano prima dei privati gli accordi contrattuali, perché la politica dirigeva l'economia, la programmava, la discussione in Parlamento avveniva realmente su argomenti pregnanti e c'era una distribuzione della ricchezza quindi diversa rispetto a quella di oggi, in cui appunto la ristrettezza, cioè un sacco di roba, no, prodotta, ma poi c'è gente che muore di fame. C'è la crisi. No, c'è la crisi. No, non c'è, c'è la sovrabbondanza, noi siamo in crisi di sovrapproduzione. Perché non viene distribuita? Perché appunto se venisse distribuita ci fosse la, no, saremmo in un altro sistema. I parametri culturali, sociali e politici sarebbero altri. Il capitalismo ha bisogno della gente che muore di fame, se no non sarebbe se stesso. È un sistema criminale, l'hai detto bene. Parassitario. No? È parassitario, ha tutte le cose più negative. Però che cosa succede? Che allora esisteva una anche capacità di contrapposizione a livello di giornali, riviste, libri, case editrici. Avevamo costruito una rete tale di informazione corretta che impediva a gente come Paolo Mieli, no? Parlavamo prima, di fare una cattiva informazione storica, una cattiva informazione rispetto ai fatti della vita e compagnia bella, cosa che fanno tutti i giornali, perché sono giornali e televisioni private di fatto, e una cosa privata ci priva, lo dice la parola, no? In questo caso ci priva della conoscenza, e questa cosa della conoscenza è fondamentale, perché è la vera arma che può cambiare e può riaggregare le persone. Allora il problema secondo me sta lì, bisogna ritornare a chiedere e a praticare nelle fabbriche la richiesta degli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione, che dicono che se il capitale non svolge la sua funzione sociale può essere requisito. C'è scritto nella nostra Costituzione. E questa cosa, bisogna porsi la domanda, perché i sindacati queste cose non le fanno nelle fabbriche cosiddette in crisi, ma anche nelle fabbriche come la Fiat, che se ne vanno via col malloppo. Scusa, no? Dopo che l'ultima cosa che è successa ora con l'Ilva. Esatto, perché non la nazionalizzano? Perché non la Invece la privatizzano. Per quale ragione non c'è un piano su tutta l'area di, no? Diciamo, di riqualificazione ambientale fatta con la discussione, mettendo non i lavoratori contro i cittadini, perché lì hanno costruito un meccanismo perverso dove c'è lo scontro tra poveri cristi. E questa cosa il governo attuale si è schierato da una parte, perché è d'accordo tutti oggi. Coloro che sono in politica sono per le imprese, sono per i padroni, lo dicono, solo che noi non riusciamo a recepire il suono, no, di questa parola nel modo corretto, il significato di questa parola. Aspetta compagni, io farei finire perché se facciamo il diavolo. No, volevo dire che la crisi che il Movimento 5 Stelle ha assorbito tutti quelli che erano di destra, di sinistra, quindi sono confluiti lì e sembrerebbero del vecchio mancino. Allora, io...
Io finisco qui, dico solo che oggi bisogna capire una cosa, siamo in un'epoca dove c'è sovrabbondanza, dove appunto potremmo sfamare il doppio della popolazione, però ci fanno vivere in un certo modo. Bisogna partire da questi elementi di politica criminale per capire che la mafia, i sistemi politici cosiddetti, tra virgolette, democratici, vedere se lo sono realmente, capire esattamente quando ci dicono che gli Stati Uniti è un sistema democratico, andare a verificare come viene praticata in quel posto la democrazia, poi si scopre che di democratico non c'è nulla, come è capitato a me, no? Che nella mia ingenuità, votano e porco Giuda, sono andato a vedere come funziona il sistema elettorale, sono rimasto sconcertato, ho detto ma come, alla fine sono 500 soggetti che decidono chi deve fare il presidente, i grandi elettori, no? Sono loro che determinano i fatti, le cose, quindi così il sistema francese, no? Che ce l'hanno venduto, perché allora, cioè, ci sono delle domande che ci dobbiamo porre, se siamo realmente entrati in una fase di espansione della democrazia oppure no. Io penso di no, e l'Italia è uno dei paesi che è passato da un sistema proporzionale puro, quindi democratico, a un sistema non democratico, con il referendum del 93, dove ci hanno trombato, detto tranquillamente, dove ci hanno fatto passare un sistema misto maggioritario e proporzionale che ci ha fatto togliere la partecipazione. E così hanno distrutto anche i partiti di massa e di conseguenza ancora meno democrazia. Grazie. Nell'ordine degli interventi, diciamo, no? Sul passato io sarei più cauto, nel senso che il passato come memoria storica, no? Se noi non sappiamo ciò che è accaduto alle nostre spalle, non capiamo il presente e soprattutto non capiamo dove vogliamo andare, no? E siamo un po' come alberi dalle radici tagliate, basta un soffio di vento per abbatterci. Quindi il passato non come una teca da venerare e così via, ma è capire che ci in qualche modo orienta meglio i nostri passi nel presente e soprattutto quelli per il futuro. Lupa, quello che ha fatto l'intervento anche un vecchio compagno d'arme a Milano e così via, e la sigla voleva dire l'uso parziale alternativo, ce la inventammo perché dovevamo conciliare il fatto, ecco la lupa della cosa, sì, che l'università era un'istituzione borghese. E allora come facevamo? Rimane un'istituzione borghese. Però con la nostra lotta noi introduciamo un contrappeso mica da ridere. E quindi approfittando delle contraddizioni possiamo utilizzare gli spazi che conquistiamo. Da qui un uso parziale alternativo. E quindi questi spazi noi li usiamo sapendo che sono parzialmente alternativi, quindi difendendoli con le unghie e con i denti, e però furono uno strumento di crescita, la UPA famosa, no? Uno strumento di crescita culturale e intellettuale straordinario, perché i controcorsi che facevamo con i professori che ci aiutavano, cioè non quindi contro i professori, ma con loro che dicevano cacchio, questo è un metodo nuovo per insegnare, è bello anche per noi, no? Quindi crescevamo insieme. Quindi però il tuo appello di dire parliamoci, comunichiamoci, no? Ansie, speranze, analisi, elementi di conoscenza, credo che proprio nell'epoca di internet rimane fondamentale. Cioè parliamoci, hai detto, non a caso, non hai detto teleparliamoci, no? Con click e marchingegni, hai detto parliamoci. Cioè recuperando quella dimensione della condivisione umana e dell'esperienza esistenziale che è indubbiamente fondamentale come circuitazione di idee. La signora ha posto il problema dell'appartenenza e quello è molto importante perché oggi gran parte, diciamo, della solitudine per chi continua a coltivare una cultura progressista di emancipazione, di sviluppo, di cambiamento, deriva dal fatto che in qualche modo manca la rete che si era in qualche modo abituati a considerare come un aiuto imprescindibile, capace di aiutarsi a superare l'isolamento. Beh, il fatto che gruppi come loro e altri, così via, con spunti diversi, cercano in qualche modo di costruire in condizioni nuove un reticolo nuovo di aggregazione secondo me è di fondamentale utilità, perché permette di riprendere questo perimetro che non è una sorta di costruire
dei supporti di bambagia, ma all'opposto in qualche modo aiuta la coesione e quindi il rinnovamento di idee e la capacità di moltiplicare le forze di cui si dispone. E Andrea ha sottolineato quell'aspetto sul noi, no? che è fondamentale. Rivendico il titolo del libro, Noi tutti per l'appunto, no? Perché è vero. Allora, l'io, il tu, il voi, praticamente scomparvero, lasciando il posto a questo che è il pronome più bello, noi. E guardate che oggi questa consapevolezza si è perduta, ma più o meno inconsciamente se ne avverte un bisogno acuto. Perché? Perché dinanzi ai pericoli che minacciano il mondo, di cui abbiamo prima parlato, che non sto a ripetere, la cosa fondamentale è il fatto di renderci conto della coscienza planetaria che deve ispirare i nostri passi. Cioè noi certo siamo italiani, pisani, quel che volete, europei, ma siamo poi 7 miliardi e mezzo di buona gente che abita questo pianeta e spesso non si rende conto che andando avanti a distruggerlo non abbiamo un altro di ricambio. Quando dico coscienza planetaria intendo appunto questo, ragionare non solo in termini di presente, ma soprattutto in termini di costruzione futura, per garantire un futuro all'umanità. E per garantire realmente un futuro all'umanità occorre garantire un futuro alla giustizia, alla democrazia autentica, alla libertà, non allo sfruttamento, non al capitalismo con la sua capacità distruttiva di immense energie produttive a vantaggio e a profitto di pochi. E non a caso, noi abbiamo, e la signora ha fatto bene a mettere in evidenza, il record, il vergognoso e record europeo di disoccupazione giovanile nel nostro paese. Che è una roba che se uno ci pensa non ci dorme la notte, dice ma come? Gli elementi migliori di un popolo, le energie più giovani, costrette ad andare a spasso, no? E spesso, come dire, affidate alla droga o al disimpegno o a una cosa che è intollerabile, diciamo, ma questo non la cambierà un governo, la possiamo cambiare noi se torniamo a creare quel peso di mutamento che appunto 50 anni fa si è visto avere una efficacia per molti aspetti irresistibile. L'ultima questione del nostro amico agricoltore e gran comunista da sempre, che se da io ti ringrazio molto per le cose che hai detto sulla democrazia proletaria, perché io lo sapevo che dentro il PC c'era sempre stata questa dialettica, no? Una parte che si vedeva come il fumo negli occhi e una parte dei compagni saggi che diceva ma no, questi ci spingono, ci aiutano, cioè non è che sono gli avversari, in qualche modo vogliono che noi pratichiamo una più feconda e incisiva azione per il raggiungimento del consenso e così via. Quindi ti sono molto grato e la tua fiducia, come dire, ci ispira a non mollare, no? Io lo dico sempre, quando capita anche a me di avere qualche momento di, non dico di sconforto, ma come dire, di vacillamento, e dico, come, che avrebbero dovuto pensare i partigiani allora, no? Che fanno questa lotta straordinaria per ridare la libertà al nostro popolo e poi negli anni 50 si trovano a che fare con Scelba, che li mena dappertutto, gli spara addosso, qua di là impedisce gli scioperi, li mette in galera, li denuncia, cioè io la resistenza che l'ho fatta fare, no? Ho fatto la resistenza e dunque adesso mi impegno per realizzare i grandi valori della resistenza e quindi lotto contro la destra democristiana, silviana e Tambroni e mia nonna e gli Stati Uniti e la NATO così via e via e via fino a quando si riesce in qualche modo a trasformare la porta di forza. Quindi ecco, questa è secondo me la cosa centrale sulla quale possiamo far leva, ricostruire uno spirito che riunisca anziché dividere le energie sulla base del principio appunto del massimo di spirito critico se sai sei e quindi come dire avanti noi tutti insieme. Dico solo una cosa, in questi giorni facendo la propaganda per questa iniziativa abbiamo girato parecchio nel volantinare nelle università.
L'invito quindi è ai giovani che sono per esempio all'interno delle università a organizzarsi, a riunirsi, a usare le bacheche. Cioè le bacheche per esempio sono delle esposizioni di pubblicità e di master, non c'è altro, non ci sono vediamoci, parliamo della nuova legge, il tema delle pensioni, di l'istruzione, eccetera. Sono solo appunto delle le università sono diventate dei laurifici, cioè dove si fabbricano lauree e poi di cui si pensa alla carriera e a scavalcare il vicino. Quindi noi possiamo fare da supporto, ma poi deve ripartire da energie giovani, dai giovani, questo movimento che rimette in discussione il sistema capitalistico. Non basta essere antisistema, ma essere antisistema capitalistico, cioè puntualizzare qual è il nemico di classe. Aggiungo solo una cosa che mi era scappata prima, ma che mi piace ricordare sul 68, che è una cosa molto pisana, che il Pisa andò in Serie A. Con questo passo la parola. Questo è un elemento importante nella cronologia, scusate. Non a caso. Questo passo la parola a Domenico per le conclusioni. Ma io vorrei essere comunque breve, cercare di dare qualche risposta a quella, insomma, alle questioni. Naturalmente oggi l'iniziativa era sul 68, ma è indubbio che nel movimento studentesco, nonostante le contraddizioni e nonostante, voglio dire, le prese di posizione di un gruppo rispetto ad un altro, la questione comunista è stata una questione molto importante. Magari molte volte è stata sviata su posizioni radical borghesi piuttosto che marxiste o leniniste, ma sicuramente il comunismo è stato presente nelle lotte studentesche. Si è cercato di riformulare, forse molti partiti che avrebbero dovuto dare una mano a dare una riformulazione più attuale, un'attualizzazione di quello che il pensiero marxista leninista, che non è un dogma perché è materialismo storico, fosse idealismo allora potremmo parlare di dogma, ma il materialismo è contro ogni dogma, quindi quando si parla di comunismo e di dogmatismo c'è, è come dire, una contraddizione in termini. Certamente molti stati revisionisti come fu l'Unione Sovietica post-staliniana o molti partiti sia del dopoguerra, soprattutto partiti che sono nati dopo il muro di Berlino, ci hanno dato anche alle persone che non si intendono di filosofia marxista o di politica comunista l'idea che fossero fuori dalla storia e che avessero delle posizioni rigide riguardo a determinate questioni. Quindi oggi è molto importante dare un'idea chiara di comunismo. Non è facile, perché quando si parla con le persone più disparate, al di là poi della malizia o al di là del punto di vista, viene subito fuori: ah, ma sei comunista, basta col comunismo, il comunismo è una roba vecchia, il comunismo è finito, bisogna andare avanti. Però non è sempre facile capire cosa significa questo andare avanti. Questo andare avanti non è altro che un guazzabuglio astratto, no? Però è molto più facile dire che un qualcosa è finito perché non si ha più il coraggio e la capacità di difenderlo, piuttosto che invece, ecco, armarsi, cercare di studiare, di capire e di vedere se effettivamente determinati strumenti sono spuntati o sono ancora utili nel presente. Io ho studiato ingegneria e questo mi ha portato comunque un minimo di pensiero scientifico, cercando sempre di andare oltre quelle che sono le schematizzazioni che purtroppo una certa tipologia ti porta, no? Poi voglio dire, l'avessero chiamate multiversità, sono università, oggi più che mai ti danno un indirizzo non unico, a compartimento proprio stagno. La letteratura è una cosa, la politica è una cosa, l'ingegneria è una cosa, e questo è proprio l'antitesi della scienza, perché assolutamente c'è comunicazione, come ci deve essere comunicazione tra persone, c'è comunicazione tra idee, ci deve essere comunicazione tra intenti. Però ecco, studiando ingegneria ho capito una cosa, che oggi costruiamo ancora palazzi, ponti, possibilmente non quelli come che cadono a Genova, però
con metodi che sono vecchi, ma non vecchi in senso dispregiativo, vecchi di 300 anni, vecchi di 200 anni. Cioè praticamente sono metodi insostituibili oggi anche nell'ingegneria più moderna. E allora perché non diciamo sono vecchi, non ci permetteremmo mai, tranne il popolo di Facebook che tanto sa di medicina, di ingegneria, di politica e di tutto, no? E quindi ognuno in modo brutale, in modo spropositato vuole dire la sua, ma in modo, insomma, alla fine farsesco. Perché ecco, non diciamo sono metodi vecchi, mettiamoli da parte, invece diciamo, ci riempiamo la bocca nella politica a dire ma sono metodi vecchi, il marxismo è vecchio. C'è il capitalismo che è vecchio 800 anni, oggi siamo al liberismo, praticamente a un ritorno al capitalismo dell'Ottocento, nessuno dice il capitalismo è vecchio.